Questo è fondamentale, imparare tutto questo nella nostra vita, perché soltanto se impariamo, diciamo, a manifestare, a sviluppare tutte queste caratteristiche, tutte queste capacità, soltanto allora noi riusciremo a fare delle cose positive nella nostra vita. Quindi le domande che ci facciamo non sono inutili, ma hanno una funzione vera e propria, hanno la capacità di portarci dei risultati. E queste tre domande cambieranno il modo in cui farai ogni cosa, e farai ogni cosa nel modo migliore, farai ogni cosa nel modo giusto, dandoti i giusti stimoli, le giuste, come possiamo dire, dandoti le giuste risposte e ottenendo i giusti risultati. Salutiamo la nostra Roxy Rosa. Allora, quali sono queste tre domande? Nel frattempo, ovviamente, ti ricordo di iscriverti al canale, attivare la campanella, così riceverai la notifica dei miei video, seguirmi su tutti i canali YouTube e ti ricordo che puoi anche abbonarti al canale. Bene Rosy, grazie, puoi anche abbonarti al canale se vuoi dare un sostegno al canale e, o fare una piccola donazione volendo. Allora, nella vita di tutti i giorni, diciamo che è molto facile cadere nella routine, è molto facile perdere i punti di vista, perdere i nostri veri obiettivi e diciamo entrare in stati di come dire, stagnare, stagnanza, cioè stati di blocco in cui ci sentiamo demotivati, in cui abbiamo, non abbiamo il nostro obiettivo, l'obiettivo vero nella nostra vita. Quindi questo può succedere e succede anche abbastanza frequentemente se non impariamo a monitorare, se non impariamo a fare le cose fatte giuste. Ci sono tre domande che sono molto potenti, che possono trasformare il nostro modo di vedere le cose, ma trasformarle in positivo. E aumentando di fatto la nostra autostima e la nostra determinazione. Quali sono queste tre domande basilari? La prima domanda è: che cosa farei se non avessi paura di fallire? Prova a chiederti: che cosa farei se non avessi paura di fallire, se non avessi paura di sbagliare? La domanda "che cosa farei se non avessi paura di fallire" è potente, è una domanda molto potente perché ci apre la strada a profonde riflessioni, ci apre la strada a profondi cambiamenti significativi nella nostra vita. Cioè, nella vita di una persona, la paura del fallimento è una, può essere paralizzante, spesso ci trattiene, ci impedisce di perseguire quelli che sono i nostri sogni, ci impedisce, ci trattiene dal perseguire quelle che sono le nostre passioni, purtroppo. Ci sono alcuni passi per esplorare e per dare una risposta, anche una risposta importante a questa domanda. Rifletti sempre quali sono le tue passioni, le tue aspirazioni, quali sono le cose che ti appassionano davvero, quali sono i tuoi interessi profondi che magari hai trascurato proprio a causa della paura del fallimento, proprio a causa della paura di sbagliare. E poi quali sono gli obiettivi, i sogni che avresti sempre voluto perseguire? Quali sono i sogni che magari hai messo da parte perché sembravano troppo rischiosi, sembravano troppo difficili da raggiungere? Se hai rinunciato a qualche sogno, devi tenere presente che questi sogni a cui hai rinunciato, è giunto il momento di portarli a termine, di portarli avanti. Immagina di essere totalmente senza paura. Pensa come sarebbe la tua vita se la paura del fallimento non esistesse. Che decisioni prenderesti? Ci hai mai pensato? Quante volte hai rinunciato per paura di sbagliare? Quante volte hai rinunciato per paura di
di fare qualcosa, e poi dice, poi se lo faccio, magari, cosa succede? Che progetti inizieresti? Che cambiamenti apporteresti, ad esempio, nella tua routine quotidiana? Perché ricordiamoci che poi sono le routine quotidiane quelle che sono importanti nella nostra vita. Non è tanto importante la prestazione, diciamo, che viene fatta in un momento, ma è molto importante invece, diciamo, mettere in atto le giuste routine. Analizza ad esempio i benefici che, diciamo, che un'eventuale anche situazione, potremmo definirla, che non, un risultato che non ti piace potrebbe dare nella tua vita. Quindi, una volta che hai fatto questo, poi stabilisci piccoli passi. Anche se la paura talvolta può sembrare insormontabile, inizia. Salutiamo Betty Cottage, salutiamo la nostra Gina De Katzan. Anche se la paura inizialmente può sembrare insormontabile, anche se la paura può sembrare difficile, inizia con piccoli passi, un passo alla volta verso i tuoi obiettivi, e questo può aiutarti a costruire fiducia, può aiutarti a superare gradualmente la paura del fallimento. Quindi, pratica anche l'amore per te stesso, fondamentalmente, no? Quali sono le cose che, se uno non avesse paura di fallire, potrebbe fare, diciamo, no? Se non avesse paura di sbagliare? Beh, ad esempio, potrebbe iniziare una nuova carriera, un cambio professionale, potrebbe abbandonare quel lavoro che non gli piace più e iniziare magari una carriera, un lavoro che gli piace veramente. Quante persone rinunciano, mettono in atto la rinuncia a fare qualcosa che gli piace perché magari non vogliono rinunciare al posto sicuro, fondamentalmente, a perseguire, diciamo, una carriera che magari li potrebbe appassionare veramente. Anche se questo, salutiamo anche Alessandra, anche se questo naturalmente potrebbe comportare, dei rischi, perché tutto comporta dei rischi. Oppure potresti avviare un'attività tua. Ad esempio, salutiamo anche Francesca, potresti magari avviare un'attività tua, potresti magari iniziare un'attività imprenditoriale, trasformare le tue idee in realtà. E questo è un punto fondamentale. Un'altra cosa che magari non hai fatto per paura di fallire è imparare una nuova abilità. Cioè, potresti voler imparare a fare qualcosa di nuovo che non avevi mai fatto, che ne so, imparare a suonare uno strumento, imparare una lingua, imparare uno sport. Insomma, rifletti su questa domanda perché devi tenere presente che quando tu temi il fallimento, temi di fallire, paura di sbagliare, allora metti in atto la rinuncia. Questo vale anche nella vita sentimentale affettiva. E quante persone, uomini soprattutto, magari non ci provano neanche con una donna perché temono di essere rifiutati, perché hanno un'insicurezza. Ora, io non dico che uno deve provarci a tutti i costi per forza, però, diciamo, se uno ha una motivazione, boh, tanto vale provare. Ma anche da un punto di vista lavorativo, ci sono tante persone che rinunciano, è ovvio che questa rinuncia non gli porterà nessun vantaggio. Quindi questa è la prima domanda che devi farti, ed è una domanda fondamentale, quindi che cosa farei se non avessi paura di fallire? Poniti questa domanda, datti le risposte perché sono, risposte fondamentali. C'è una seconda domanda alla quale dovresti dare una risposta, ed è una domanda secondo me molto importante. E questa domanda è: noi oggi viviamo, salutiamo anche Mattia, noi oggi viviamo in un mondo in cui, diciamo, come dire, pensiamo di vivere in eterno, in realtà non viviamo in eterno. Poi voglio dire, soprattutto per chi magari non mi conosce, o Mattia, non so chi sia,
se volete fare domande dovete necessariamente essere abbonati al canale o fare una donazione eventualmente, perché rispondo alle domande delle persone che sono abbonate comunque al canale. Un'altra domanda è: cosa farei se sapessi che oggi è l'ultimo giorno della mia vita? Noi pensiamo di vivere in eterno, no? Ma questa eternità ovviamente non è garantita. Uno dice, vabbè, ma io sono giovane, perché le persone giovani non muoiono? Ma io sono in salute, perché le persone sane non muoiono? Ma io domani c'ho da fare. Io immagino che tutti quelli che oggi sono morti domani avessero qualcosa da fare. Quindi la risposta alla domanda che cosa farei oggi se sapessi che questo di oggi è l'ultimo giorno della mia vita. Riflettere su cosa faresti, su cosa fai, se sapessi, cosa faresti se sapessi che è l'ultimo giorno della tua vita. Questo è un esercizio potente per riorientare le tue priorità, per dare priorità alle cose veramente importanti e riconnetterti con ciò che è veramente importante per te. Perché diciamoci la verità, se oggi fosse davvero l'ultimo giorno della tua vita, tu faresti le cose veramente importanti, non faresti diciamo, delle cose di cui non ti frega niente, non perderesti il tempo probabilmente. Quindi riflettere su cosa faresti se oggi fosse l'ultimo giorno della tua vita è una domanda importante che ti aiuta a riconnetterti, a considerare diciamo, le cose che potrebbero essere veramente fondamentali, basilari nella tua vita. Tieni presente che cosa ti potrebbe portare diciamo, questa riflessione. Beh, intanto ti potrebbe portare a capire quali sono le relazioni significative. Probabilmente cercheresti di passare il tempo con persone che ti sono vicine fondamentalmente, no? Le persone per te più care fondamentalmente. E quindi questo significa che la qualità del tempo da dividere con le persone è molto importante. Cioè devi imparare a esprimere, diciamo, il tuo amore, la tua attenzione alle persone che per te sono importanti. E poi anche esprimeresti magari gratitudine, no? Magari noi non siamo grati ad alcune persone. Non siamo grati ad alcune persone. Iscrivetevi anche al canale di Roxy Rose, iscrivetevi anche al canale di Roxy Rose che si chiama Pepe Rosa, cucina naturale. Quindi esprimere gratitudine è importante. Dire a coloro che hanno avuto un impatto positivo sulla tua vita, che salutiamo Pippoli, dire a queste persone che sono importanti, che è fondamentale, ma questo non include solo ringraziare una persona, diciamo, però potrebbe anche poter dire, mandare dei messaggi, mandare un messaggio di gratitudine a qualcuno. Questo credo che sia un punto fondamentale. Un'altra riflessione che ti potrebbe dare questa domanda, che cosa faresti se oggi fosse il tuo ultimo giorno della tua vita, è quello magari di realizzare un sogno, un desiderio che è sempre tenuto lì nel cassetto. Il problema è che non dobbiamo tenere troppo i sogni e i desideri nel cassetto, un po' sì, però tieni presente che se qualcosa ci tieni veramente a farlo, devi farlo subito, non devi attendere, perché potrebbe darsi che tu non abbia il tempo di farlo. Uno dice, no, vabbè, ma ripeto, sono ancora giovane. Beh, anche i giovani possono morire, posso assicurartelo. Anche le persone sane possono morire, anche le persone, che ne so, che hanno certe caratteristiche piuttosto che altre. Quindi, se qualcosa ci tieni veramente, fallo oggi. Non aspettare, diciamo, il mese prossimo, l'anno prossimo. Perché? Che ti piaccia o no, è molto importante capire che magari non ci sarà per te un anno prossimo, un mese prossimo, magari sì, magari ci saranno altri 100 anni, però non è detto, non è sicuro, non sappiamo, è incerto. Ci sono due uniche certezze nella vita. La prima certezza è che moriremo comunque, lasceremo questo corpo, poi ognuno può avere la sua visione, pensare che
può essere una cosa, può essere un'altra. Comunque questo corpo lo lasceremo. E questa è la prima cosa. E un'altra cosa, è che non sappiamo quando. Non sappiamo quando lasceremo le cose. Pippoli, ah, bene. Ho preso il Covid dall'agosto. Ah, ma adesso ce l'hai, Pippolo? Ce l'hai adesso, Pippolo? Come te ne sei accorto? Vabbè, quindi un'altra cosa, quindi, è realizzare i sogni o desideri. È fondamentale. E poi anche prendi un momento per riflettere sulla tua vita. Cioè, pensare un attimino alla tua vita. Come è stata la tua vita? Come è andata la tua vita, cosa hai fatto nella tua vita. Quindi una riflessione personale è molto importante, puoi farla attraverso ad esempio la scrittura di un diario, è molto importante. Poi dare, diciamo, come dire, vivere nel presente, goderti appieno ogni momento, senza distrazioni, questo è un punto fondamentale, ti può dare, diciamo, un senso di pienezza. Quindi soltanto se vivi nel momento presente, tu puoi viverlo con un senso di pienezza. Questo significa apprezzare le piccole cose, la natura, magari il cibo, una conversazione, qualunque cosa, devi imparare ad apprezzarlo. Quindi incorporare queste riflessioni, diciamo, nella tua vita quotidiana può aiutarti a vivere con maggiore intensità, con maggior significato, e anche qua potresti trovare magari il coraggio di perseguire i tuoi sogni, i tuoi obiettivi, anche se prima ti sembravano difficili, incerti, lontani, possono diventare semplici. E quindi coltivare momenti di riflessione e consapevolezza ti aiuta a rimanere centrato, connesso con te stessa, è un altro punto credo molto importante. E poi qual è la terza e ultima domanda, diciamo, che potremmo fare? Allora, anziché pianificare il passato, pianificare il futuro, o avere paura del passato, una terza domanda che credo che sia fondamentale è la seguente: come posso crescere, come posso migliorare oggi? Cioè, lascia perdere quello che puoi fare domani. Ci sono due giorni che non esistono, sono ieri e domani. Non ci sono ieri e domani, cioè ieri non c'è, domani non sappiamo. Quindi l'unica cosa presente è oggi. Quindi non chiederti cosa farai domani, cosa farò domani, chiediti cosa faccio oggi, cioè che cosa faccio per crescere e migliorare oggi, adesso. Quindi per crescere e migliorare oggi prendi in considerazione, no, le diverse aree della tua vita, perché il miglioramento deve avvenire in tutte le aree della vita, i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti sentimentali affettivi, i rapporti passionali sessuali, la realizzazione verso l'esterno, l'immagine esterna del sé, nella vita, nel lavoro, nel denaro, l'immagine interna del sé, l'amore per se stessi fondamentalmente. Quindi devi trovare per ciascun'area della tua vita dei potenziali miglioramenti. Ad esempio, non so, nel lavoro, per dire, no, che cosa potresti fare? Beh, potresti già da oggi fare qualcosa per migliorare le tue competenze, fare, non so, formarti, per dire, no, iniziare un percorso di formazione, ma poi potresti migliorare la tua salute fisica e iniziare da oggi, diciamo, a fare un programma di attività fisica, forse anche 30 minuti al giorno, però farlo. Da oggi puoi iniziare a, diciamo, ad alimentarti, cercando di alimentarti nel modo migliore possibile, senza esagerare, diciamo, col cibo, con i dolci, con queste cose qua. E poi già da oggi puoi iniziare a fortificare la tua mente, a coltivare la tua mente, ad esempio facendo meditazione, iniziando una pratica meditativa,
sono tutte cose che tu puoi iniziare oggi e ti daranno sicuramente dei risultati, no? Devi imparare nuove abilità, impara qualcosa di nuovo, una lingua, uno strumento musicale, qualcosa devi imparare a fare. E poi anche le relazioni personali potresti comunque migliorare già oggi, no? Dedicare del tempo, diciamo, a parlare con un amico, con un familiare, diciamo, cercando di ascoltare, diciamo, attivamente questa persona, entrare in contatto più profondo con questa persona, no? Fare qualche cosa di positivo per te. Ma già oggi potresti anche definirti degli obiettivi comunque, no? Che puoi iniziare oggi. Ovvio che non è che uno in un giorno può fare tutto, però oggi potrebbe essere il giorno che inizi, perché noi di solito diciamo: ah, beh, sì, andrò in palestra, ci andrò domani. O lunedì vado in palestra, oppure la settimana prossima farò questo, farò quello. No, tu oggi vai in palestra, oggi fai questo, oggi fai quello, e quindi piano piano, diciamo, gradualmente, piano piano, tu potrai avere, insomma, iniziare un percorso che poi naturalmente potrà manifestarsi in diversi giorni, ovviamente. Quindi la gratitudine è fondamentale, no? Anche poi essere grati verso se stessi. Quindi da oggi puoi iniziare un percorso fatto anche di piccoli passi quotidiani che ti aiuterà a costruire la fiducia in te stesso, ti aiuterà a costruire la fiducia in te stessa, ti aiuterà a migliorare drasticamente la tua vita. Però deve essere un percorso che inizi. Non rimandare sempre domani, dopodomani, tra un anno, tra 6 mesi. Ah, quest'inverno, adesso che siamo in estate, tutti dicono: ah, in autunno inizierò ad andare in palestra, quest'inverno inizierò a fare quello. No, perché poi quest'inverno dirai questa primavera dirai quest'estate, e alla fine non fare niente. Invece devi iniziare ora, cioè devi iniziare ora, non è che devi rimandare. Devi iniziare subito e capire cosa ti piace davvero, ovviamente anche capire cosa ti piace davvero. Tuo figlio è così nel senso che dice domani o dice oggi? Cosa dice tuo figlio per Beticotici? Domani faccio, venerdì la settimana prossima faccio, l'estate prossima faccio o inizia oggi? Quando devi fare qualcosa va fatta subito, non va mai rimandata. Rimandare non serve assolutamente a niente. Ah, dice che andrà in autunno in palestra. Sì, poi in autunno andrà in inverno andrà in primavera andrà in estate, è passato un altro anno e la palestra non l'ha iniziata. Bene, quindi queste sono le domande che secondo me possono drasticamente cambiare e possono anche drasticamente, secondo me, migliorare la tua vita, possono renderti una vita più appagante, una vita migliore, una vita più intrigante, più interessante. Bene, metti un like.